Virtus caccia di record, se vince questa partita batte il record assoluto di vittorie consecutive dall'inizio di campionato. Sbaglia Danilovic, Savic riconquista per Frosny, per Rigaudot, si ricomincia con lo spostamento in palleggio di Antoine, cambio di direzione, palleggio tra le gambe, finezze di Rigaudot, Danilovic palleggio di sinistro, e lui playmaker adesso in mezzo a giocare la palla, ancora per Rigaudot, che palla di Rigaudot per Frosny, applaude Bruno Monti, guardate il replay della regia, una palla deliziosa, difficilissima, ma è bravo anche Frosny a metterla da dentro, più 20. Gentile, che tira fisica dopo l'infortunio che l'ha colpito al ginocchio sinistro, ma sempre un giocatore di grande classe. Secondo Chini in vantaggio su San Bugare, lo massacra con un altro tiro. Crippa si è posizionato su Gentile, intanto sbaglia Kidd, rimbalzo di Frosny, apertura rapida per Crippa, avanza in palleggio, passaggio fantastico di Crippa, bravissimo, passaggio difficilissimo, perché passaggio direttamente dal palleggio su gioco backdoor, molto effettuato con questa facilità. Danilovic viene su di lui, Danilovic attenzione, è a un punto da 3000 punti in carriera, eccolo, punti effettuati con la maglia della Virtus da Danilovic, ha superato il traguardo dei 3000 punti, 3001 in questo momento. Ora qui a vederci questa gustosa partita dove vediamo una Virtus tenace lottare ancora in difesa e per andare dall'altra parte. Che palla di Danilovic e che canestro di Binelli Monti. 473 partite, va detto, Binelli non ha mai giocato con nessun'altra squadra se non con la Virtus. Ha giocato sì un anno con la Lutheran High School in America, questo contropiede. Uso ridere come si dice in gergo. 8-57, bella questa azione di Gentile, tiro in corsa, la sua specialità, contrattacco, Virtus in sovranumero. Qui si gioca per il canestro di Abbio. 80-56, 4-44, San Bugaro sul cubo dei cambi. Tra un po' forse sarà il momento di Gonzo, vediamo se... Palla sotto per Ter Bailey, scarico. Che difesa, Binelli da tre chiudere, pensate su Ruggeri, e c'era solo un po'. San Bugaro l'ha presa bene, segnando San Bugaro. 3-22 alla fine, gioco backdoor ancora, Binelli, che palla! Nesterovic, 67% al tiro. Crippa non ha segnato, allora 8 su 9, Sconocchini con 3 su 3 da 3 punti.